Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con la riunione della mattinata di ieri del Consiglio dei Ministri presso Palazzo Chigi con all'ordine del giorno la proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra le regioni che è stato confermato, dunque la vecchia scadenza era fissata al 25 di febbraio, invece adesso è stata appunto prorogata fino al prossimo 27 di marzo. Inoltre è stata confermata la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più i figli minori di 14 anni. Sul punto si è espressa anche il ministro delle Autonomie Maria Stella Gelmini, che ha detto ai presidenti delle regioni: non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che dovrà essere tempestivo e soprattutto snello. La strategia complessiva del nuovo esecutivo sarà poi definita con il primo DPCM firmato Mario Draghi, che seguirà quello in scadenza per il 5 di marzo. Dopo la conference call del Premier con i ministri, i governatori saranno informati alla vigilia della riunione con una videoconferenza insieme appunto al ministro Gelmini e al ministro Speranza. Inoltre saranno proprio i governatori regionali a presentare tutta una serie di proposte, portandole al governo proprio per, come si diceva, cercare una massima sinergia nella stesura dei nuovi provvedimenti. Sono 9.630 i nuovi positivi al Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore nel consueto bollettino di aggiornamento della Protezione Civile. I deceduti sono stati 274, nella giornata precedente erano stati 232. Il tasso di positività è arrivato al 5,6%. Pochi test processati, un totale di 170.672. Al momento sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un aumento di 24 persone nel saldo complessivo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 162, mentre invece per quanto riguarda i reparti ordinari sono ricoverate 18.155 persone, in aumento di 351 unità rispetto alla giornata di ieri. In Campania invece sono 1.202 i nuovi positivi in regione, secondo il bollettino dell'unità di crisi, con 75 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 11.097, di cui 1.169 test antigenici. I deceduti sono stati 21, con 12 vittime nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza, ma contabilizzate soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 1.223. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 125 i posti letto occupati in terapia intensiva a fronte di una disponibilità di 656, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, l'offerta pubblica della regione tra appunto letti non solo pubblici e anche privati è di 3.160, ne sono occupati 1.319. È stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che ha innalzato da 55 a 65 anni l'età di chi potrà ricevere il vaccino di AstraZeneca. La decisione è stata presa dopo il parere della Commissione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ovvero l'AIFA, e come ha precisato la circolare, arriva da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino rispetto a quelle precedentemente riportate. Le indicazioni della circolare ministeriale fanno seguito alle nuove raccomandazioni internazionali, tra cui il parere del gruppo SAGE dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e alle precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità. Aggiornando dunque queste raccomandazioni, è stato consentito appunto di allargare di 10 anni il numero di persone che possono appunto ricevere il vaccino di AstraZeneca.
Sono oltre 100 le persone identificate e 42 i veicoli controllati con relative sanzioni al codice della strada da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli presso Giugliano in Campania. I militari della compagnia locale insieme a quelli del Reggimento Campania hanno emanato sanzioni per circa 12.000 euro a soggetti rei di furto di capi di abbigliamento all'interno di un negozio di un centro commerciale della zona. È stato anche denunciato un 34enne per appropriazione indebita di un furgone su cui gravava la querela della società di noleggio. Le rate della locazione infatti non erano saldate da tempo. 11 persone inoltre sono state sanzionate per aver violato le normative anticontagio, poiché trovate in strada oltre l'orario consentito e senza alcun giustificato motivo. Infine, un 18enne è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di droga per uso personale. A Napoli, l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, è guarito dal Covid. Questo quanto si apprende attraverso una lettera indirizzata a sacerdoti e consacrati. In seguito al tampone negativo, Don Battaglia, in quarantena dall'inizio del mese di febbraio, potrà riprendere pienamente quelle che sono le sue attività pastorali alla guida dell'arcidiocesi del capoluogo regionale. Però è stato chiarito che dovrà osservare inizialmente un periodo di convalescenza. Ci spostiamo ora ad Avellino. Il sindaco locale Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa del lunedì sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha parlato anche del tema dei vaccini che riguarderà proprio la città di Avellino. Lo ascoltiamo. Per confrontarsi, vi dicevo, per il discorso abbiamo tenuto, ho tenuto questa diretta dal centro vaccinale che abbiamo allestito presso la tendostruttura CONI. Abbiamo davvero effettuato un grandissimo lavoro di eccellente qualità. C'è una bella organizzazione che siamo riusciti a mettere su. Di fatto, mercoledì mattina si parte con le vaccinazioni. In città abbiamo allestito una struttura che è in grado di far registrare circa 250 vaccinazioni al giorno, quindi sicuramente un risultato straordinario, degno del comune capoluogo. Non abbiamo lasciato nulla al caso, anzi abbiamo seguito ed eseguito tutte le richieste, le prescrizioni che giustamente ci sono state sottolineate e avanzate, e finalmente si può partire. Chiaramente l'auspicio è che, grazie ai numeri che la struttura può garantire, i circa 3.000 over 80 che risiedono in città possano essere tutti vaccinati in pochi giorni, fondamentalmente, e l'auspicio è che poi si possa proseguire una volta che arriveranno i vaccini con tutta la popolazione, comprese le case di cura, le case di riposo. Certamente abbiamo questa categoria, quella degli over 80, che in questo momento è maggiormente esposta al rischio contagio ed è sicuramente la categoria più fragile. Quindi noi siamo pronti, speriamo che arrivino anche i vaccini in numero sufficiente in modo che non solo si possa partire, ma che in breve tempo si possano effettuare le vaccinazioni a tutti gli aventi diritto. È stata anche la settimana, insomma, avrete anche un po' notato qualche polemica di troppo. Io cerco un po' di scansarle queste polemiche perché sono molto più concentrato sull'attività amministrativa, sono molto più concentrato sulle risposte da dare alla mia città. Abbiamo ereditato come amministrazione, lo sapete, ne abbiamo parlato altre volte, un disastro. Io sorrido quando c'è qualcuno che mi solleva critiche. Abbiamo opere. A Caserta, consueto bollettino di aggiornamento pandemico a cura dell'ASL di Terra di Lavoro. Nelle ultime 24 ore sono 92 i nuovi positivi a fronte di 1.121 tamponi processati, con il consueto calo del lunedì. I deceduti sono stati 3, i guariti 90, e dunque c'è un'unità di scarto nel computo totale degli attuali positivi. Al momento è Caserta in cima
per numero di attuali positivi con 280 casi attivi, seguita da Maddaloni con 214, Marcianise con 175, San Felice a Cancello con 163 e Santa Maria Capua Vetere con 144. Nella mattinata odierna, nelle province di Caserta, Napoli e Potenza, i carabinieri della compagnia di Caserta con il supporto degli altri comandi territorialmente competenti, oltre al nucleo cilofili di Sarno e il settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano, a conclusione di una articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Napoli nell'ambito appunto dell'indagine denominata Quinto Imperatore, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di 13 persone indagate a vario titolo per i reati di associazioni a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa avviata a novembre del 2017 e focalizzata sulle dinamiche dello spaccio di stupefacenti a Caserta, ha permesso di accertare l'operatività di una ramificata consorteria criminale dedita allo spaccio, nonché di individuare quelli che erano i canali di approvvigionamento della droga tra Caivano e Napoli. Le principali aree di smercio dello stupefacente sono state individuate all'interno di alcuni rioni del casertano. Le indagini hanno permesso di ricostruire quello che era l'organigramma e i singoli dettagli delle operazioni. Infatti gli affiliati che avevano dei compiti ben precisi erano determinati a perseguire quella che era l'attività illecita con tutte le cautele del caso, e ne è stata infatti una chiara dimostrazione la meticolosa attività di controllo e presidio delle piazze di spaccio. La sostanza, dopo essere stata reperita nel napoletano, veniva lavorata a Caserta nel rione Vanvitelli. Le dosi venivano dunque poi smerciate o nello spiazzo antistante al parco. Durante le attività sono state riscontrate 100 episodi di cessioni di sostanze stupefacenti con molteplici assuntori rinvenuti. Inoltre sono state arrestate 3 persone e sequestrati complessivamente 8,5 kg tra hashish, cocaina e crack. Chiudiamo con lo sport, una notizia di sport particolarmente triste perché a 60 anni ci ha lasciato Fausto Gresini, un lutto che colpisce tutto il mondo del motociclismo. Ne ha dato notizia proprio il suo team con un messaggio sui social. Fausto Gresini, dopo quasi 2 mesi di lotta in ospedale dopo aver contratto il coronavirus nel periodo di Natale, è deceduto in mattinata. 2 volte campione del mondo pilota a metà degli anni 80 con la 125, ha compiuto 60 anni lo scorso 23 di gennaio e ha fondato il team che appunto porta il suo nome, di cui era team principal. Ha trionfato in Moto3, 250, Moto2 e Moto E, ed è presente in MotoGP con l'Aprilia. Correva tra l'altro tra i tanti piloti che hanno avuto il privilegio di sedere su una sua moto Marco Simoncelli, quando morì nel lontano 2011 a Sepang. Questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.